Siamo al termine dell'incontro qui del campionato Serie D provinciale, Don Bosco Gaeta Sporting di Terracina. Un risultato, siamo col mister Riccardi, un risultato sicuramente che ha fatto vedere una partita con molti gol. 4-3 risultato finale, un primo tempo con il vantaggio del Gaeta, poi ha risposto Terracina. Ma mi sembra di capire che quest'oggi Terracina non ha giocato una grande gara. No, oggi forse il terreno, i ragazzi abituati a giocare al campo chiuso, quindi troviamo sempre difficoltà fuori, ma abbastanza giù, andiamo fuori casa e abbiamo sempre dei problemi un pochino di ambientamento. Comunque loro hanno fatto una bella partita il primo tempo, il secondo tempo sono andati in vantaggio due volte di seguito fino al 3-0, poi abbiamo cercato di riprendere la partita, ma la partita poi è finita, sono saliti bene in cattedra, ma niente da fare. Eppure la classifica vostra era comunque importante. Quindi... sì, eravamo venuti convinti di poter giocarsela un pochino meglio comunque. Forse l'approccio della partita è stato sbagliato? Ma più che l'approccio, loro hanno al secondo tempo, se non prendono bene le distanze c'hanno problemi. Comunque sono giovani, fanno una partita, alternano una partita, una grande partita, una partita così e così. Comunque non erano partiti per fare il campionato di no, alte no, 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 facciamo una partita per fare un campionato tranquillo per divertirsi e basta. Stavamo là, quando si sta là, certo, ci si prova, crede. No? Ci si prova, sono giovani. Quando hai visto questa Don Bosco Gaeta? Questa bella squadra, giocatori di esperienza che tengono bene palla, fanno girare bene palla, tengono bene il campo, messi bene il campo, tranquilli, una bella squadra, senza falli cattivi, una bella partita, è stata maschia, ma tranquillo tutto quanto, bene così, stati bene. Prossimo turno, per voi? Giochiamo con i Secondi, una partita che stava sotto dei 3 punti, penso oggi verranno a pari punti con noi e ricominciamo da capo, vediamo questi ragazzotti in settimana da rimetterli in sesto. Quindi per lei, a parte il discorso della giornata storta, è stato anche il campo insomma che ha portato problemi. I ragazzi sì, non sono abituati dentro al palazzetto, fuori con il bagnato la seconda volta, cioè, troviamo proprio difficoltà enormi. Sono giovani, come c'è un problema gli diventa un problema enorme, no? Più se, anche se non c'è, però per loro gli diventa... Ultima domanda riguardo al campionato, è del Minturno sì. Oppure... No, il campionato è Minturno. Ci abbiamo giocato, abbiamo perso 4-3, ma al Minturno... Una grande squadra. Non c'è sta... Finché tiene il 4, finché quel giocatore là davanti gli tiene, sta bene, sono bravi tutti, lui può far provare la differenza. Ok, d'accordo, in bocca al lupo, grazie. Grazie a lui.